Ciao ragazzi, maestro Fantini, sala d'arme Treponti, Comacchio e sala d'arme Ferro Veritas, Roma. Oggi con il secondo video della parte sui bastoni da passeggio e il perché si usano in una certa maniera, vi presento lo stocco. Stocco francese, italiano, tedesco, americano, non importa, perché le armi venivano esportate in tutto il mondo e con sé anche l'arte di usarle. Allora, lo stocco è un'arma principalmente, lo dice già il nome, di punta e di sfregio, ma non tanto da taglio. 99% degli schermitori con lo stocco, e già lo dice la parola, usavano di botta e risposta, cioè parata e risposta. Okay, o a fondo. Allora, quali sono le tipiche armi o bastoni per capire l'uso dello stocco? Lo stocco non è altro che il fioretto, bastone sottile, robusto, per stoccare e dare dei piccoli fendenti per avere spazio. Non è robusto come il bastone da passo derivato dalla sciabola, ma bisogna anche fare differenza lo status di rango sociale che la persona all'epoca aveva. Se doveva fare male, lo impugnava diversamente e usava il pomello in argento o in un materiale più pesante e colpiva come se fosse praticamente una mazza. Esistevano varie tipologie di pomelli, okay, in osso, sempre bastoni leggeri, nobili, per dare dei colpi per tirare via di mezzo le persone, un po' più popolari in Inghilterra, in Scozia, in Irlanda, quelli con il pomolo a radice, ma anche a Roma, in Abruzzo, nel Molise diciamo così, nei paesi più rurali si usavano ciò che la natura forniva e ciò che i pastori usavano con estrema destrezza. Con il tempo i bastoni si sono anche evoluti nella sua bellezza. Questo è un bastone in castagno nazionale con delle belle venature, con un pomello in bakelite, originale del 1900, più robusto dei normali stocchi, ma dipendeva anche dalla misura della persona o se la persona desiderava avere un bastone da stocco e da botta e con estrema efficacia i fendenti a due mani, le botte a due mani, come se fosse un spadone medievale. Okay? Sono robusti, ancora oggi penso che questo regga dei fendenti notevoli. Dopodiché, bastoni con pomelli in bronzo, okay? Sia corto, per dei piccoli fendenti, delle stoccate o dei colpi a corta distanza, o una riproduzione scusate, del bastone da scugnizzo napoletano, un po' da gaggio, con inserti in ottone, pomello in bronzo a forma di teschio, la canna in manao, ok? Non era raro trovare dei bastoni in Manao sottili, robusti, anche perché venivano importati dalla Malesia, dal Borneo, in tutti i porti come Palermo, Napoli, Genova, Nizza, fino in Portogallo. Venivano rilavorati e poi rivenduti ai cosiddetti praticanti. Il mio bastone da difesa, diciamo così, atipico,
Va bene sia per i colpi di punta che per i colpi di taglio di botta o per il combattimento ravvicinato con una piccola daga. E questo qui è una sorpresa, una chicca che stiamo rielaborando. Bastoni sempre da stocco, sempre con la punta in ferro da alpenstock, legno elaborato, e questo andava bene più che altro per i colpi di punta e qualche botta, ma chi aveva una punta in metallo così lo usava più che altro per stoccare e non tanto per colpire di botta. Ne esistono di varie misure, anche un bastone da veterano della Seconda Guerra Mondiale con un proiettile inerte, pomello in bronzo, canna all'interno in acciaio armonico e la copertura con dei bossoli di fucile. Okay? Anche questo sicuramente l'ingegno di un veterano dell'arte della trincea. Poi arriviamo sempre a due bastoni ibridi che vanno bene sia per la scherma di stocco con il suo alpenstock, bastone da passeggio, un po' robusto ma leggero, e questa è una giusta misura, giusto peso ed è molto maneggevole sia per i colpi di punta che i fendenti e come detto anche i colpi a mano rovescia con il manico ad ombrello. Gli ultimi due sono due bastoni, uno in ebano con una punta in acciaio. Questo già fa capire l'uso del bastone. Un bastone in manao con una punta che viene coperta da un tubo in ottone per nascondere, diciamo così, la sorpresa. E anche questi sono da scherma di punta più che altro, perché se ho la punta userò più che altro la punta che il combattimento di taglio o botta. Bene ragazzi, anche oggi il video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like e se avete delle domande commentate sotto al video. E se avete delle idee su un qualche video che volete vedere riguardo i bastoni da passeggio, io sarò lieto di farvi altri video a riguardo questo tema. Dalla Sala d'Armi Trepponti Comacchio e tutti, e un saluto anche ai ragazzi dell'Infero Veritas a Roma. Ciao ragazzi!